Inter, nuova offerta per Lukaku, ci sono i bonus per convincere il Chelsea. Lukaku è la priorità dell'Inter in questa sessione estiva di calciomercato. Il club nerazzurro prepara una nuova offerta al Chelsea, con i bonus che potrebbero convincere il Chelsea. Punto. Tra poco incomincia il raduno precampionato dell'Inter, che lavora senza sosta per il ritorno di Romelu Lukaku. L'attaccante belga, rientrato al Chelsea dopo il termine del prestito, rimane la priorità assoluta del club nerazzurro in questa sessione estiva di calciomercato. Ma al momento non è stato trovato nessun accordo con il Chelsea. Dopo il prestito dello scorso anno, il Chelsea ha intenzione di vendere Lukaku a titolo definitivo, per rientrare almeno in parte dell'investimento fatto per lui nell'estate del 2021. L'Inter, che aspetta la cessione di Onana al Manchester United, prepara una nuova offerta per raggiungere Romelu, con una serie di bonus che potrebbero rivelarsi decisivi al fine del buon esito della trattativa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'Inter è pronta ad avvicinarsi alle richieste del Chelsea. Infatti, il club nerazzurro intende arrivare ad offrire i 45 milioni di euro chiesti dal club londinese per Lukaku, ma con una serie di bonus. Di questi alcuni sono più facili da raggiungere, come la qualificazione in Champions League nel prossimo campionato, altri invece appaiono più complicati, come la vittoria proprio della massima competizione in Europa. Dunque, l'offerta del club nerazzurro dovrebbe trattarsi di un prestito oneroso, di 5 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni, a cui andranno aggiunti questi bonus da raggiungere nell'arco della stagione, avvicinandosi così alla richiesta di 45 milioni. Lukaku vuole tornare in Italia e spera che la trattativa venga chiusa prima del raduno estivo. L'Inter, alla ricerca di un nuovo centrocampista, ha come priorità il ritorno di Lukaku, mentre sempre nel reparto offensivo partirà Joaquin Correa. L'attaccante argentino, molto deludente in questo biennio nerazzurro, è stato messo sul calciomercato, ma, secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, non avrebbe ricevuto offerte concrete per il trasferimento.